ha un valore molto ridotto dal punto di vista economico, ma certamente consistenti proprietà terapeutiche e nutritive grazie alla presenza di sali minerali, vitamina C, oligoelementi e flavonoidi. E la cipolla bianca di Margherita di Savoia, le cui qualità saranno celebrate in una sagra presentata in conferenza stampa. Mostre, rassegne e degustazioni per un prodotto dell'orto che affonda le sue radici nell'antichità. La strana storia di questa cipolla che vogliamo raccontare con questa sagra è che questa cipolla si produce da 300 anni su questo territorio, cioè praticamente noi mangiamo lo stesso tipo di cipolla, perché poi viene riprodotta dai semi della cipolla stessa, che mangiavano i nostri avi nel 1720, per cui è un prodotto che dobbiamo dargli un riconoscimento forte. Noi la chiamiamo cipolla bianca di Margherita, che si produce però sul territorio di Margherita, di Zapponeta e parte di Manfredonia. Il nome non è un fatto campanilistico di paese. Sul mercato, sulla grande distribuzione, questa cipolla di tutto il territorio è conosciuta come cipolla bianca di Margherita. Obiettivo: far conoscere al mondo uno tra i prodotti principe della città delle saline, accanto alle patate e alle carote, assegnandogli il giusto riconoscimento. La cipolla di Margherita è sempre stata raccolta nei nostri campi e portata nei nostri magazzini. Basta. La cipolla deve seguire altri flussi, deve essere apprezzata all'estero, possibilmente. È un percorso obbligato se si vuole sopravvivere.